modifiche al disegno di legge di bilancio, ANIEF ne ha presentato un pacchetto ai deputati della quinta commissione bilancio che riguarda il tema degli organici. Il tema degli organici è fondamentale per garantire in futuro il diritto all'istruzione dei nostri studenti. In questo periodo di Covid-19 tutti ce ne stiamo finalmente rendendo conto, se ne sta rendendo conto l'opinione pubblica e tutti gli italiani. Bisogna investire sugli organici della scuola. Come? In primo luogo facendo che cosa? Confermando questo organico in più, l'organico Covid, non solo al 30 giugno per quest'anno, ma addirittura inserirlo nell'organico di diritto. Bisogna ricordare che negli ultimi 15 anni sono stati tagliati 250.000 posti nella scuola negli organici, nonostante sostanzialmente fino all'anno scorso il numero degli studenti sia rimasto uguale. E questo quindi ci apporta anche a rivedere i criteri del dimensionamento. D'altronde questo impegno l'abbiamo sottoscritto come ANIEF col ministro Azzolina all'indomani della firma del protocollo sulla sicurezza, e quindi ci aspettiamo che oggi il governo risponda su questo tema, almeno impegnandosi a rivedere tutti i criteri che hanno sottratto alla scuola 10 miliardi negli ultimi 15 anni. Questo è il nostro obiettivo primario, quello di andare a recuperare questi 10 miliardi e recuperarli che cosa? Servizi, quindi in una ridefinizione delle classi, in un aumento del rapporto tra alunni docenti, alunni e personale ATA, in maniera tale che anche senza il bisogno del distanziamento sociale, anche in futuro comunque siano migliorati i livelli di apprendimento dei nostri studenti con organici che siano legati alle effettive esigenze del territorio. Questo per noi è un fattore fondamentale che ci porterà poi a poter promuovere una scuola non solo più sicura, ma una scuola più giusta, che porterà risultati migliori anche per i nostri studenti.